Anche perché poi oggettivamente il Tottenham arriverà estremamente ridimensionato. Quindi, insomma, secondo me, come dire, è stato un calcolo molto cinico il suo. Poi certo, non si va a immaginare che Agüero sbaglia rigore, Certo, sì. insomma, sta in partita abbondantemente e abbondantemente se la può giocare. Insomma, devo essere sincero, il fatto che abbiano perso l'Uragano, insomma, diventa complicatissimo per il Tottenham arrivare in fondo, considerando poi che il Tottenham probabilmente è a fine ciclo. Dai, poi ritorniamo ai ragionamenti che abbiamo fatto nelle scorse settimane, no? Che potrebbe partire un tourbillon di allenatori, anche se alcuni si sono, come dire, clamorosamente piazzati, perché la conferma di Solskjaer un mese fa era impensabile, che tornava Zidane al Madrid un mese e mezzo fa era impensabile, quindi qualcosa sta iniziando anche ad andare a posto. Guarda, io ti dico, poi alla fine sarà interessante vedere, una volta che si posa la polvere, che succede a Conte e Mourinho, perché si stanno stringendo gli spazi. Sono pienamente d'accordo con te, infatti poi abbiamo sempre detto che il rinnovo, diciamo, l'antipatia di Nedved e il rinnovo di Solskjaer hanno fatto chiudere due porte contemporaneamente a Zidane, quindi Sì, Juventus e Manchester United. così come Ramos ha chiuso la porta in faccia a Conte. Ramos ha chiuso la porta in faccia a Conte. E il resto dei giocatori uso quella a Mourinho. Ah sì, assolutamente, Quindi, assolutamente, insomma, assolutamente. anche quella. Guarda, infatti ti dico da romanista, come dire, non ti dico che ci faccio la bocca perché mi rendo conto che probabilmente stiamo parlando di favole, però, come dire, non è che gli rimane tanto a sti due da piazzare, considerando poi che c'è Sarri che se la sta guadagnando la conferma. Se io fino a 3 settimane fa non ci avrei messo un euro su Sarri che rimane al Chelsea, cioè, Sarri è terzo e se la gioca la Coppa. Come fai a cacciare uno che chiude in questa condizione? Sì, sono Quindi, d'accordo. insomma, non è che ci sono tante panchine importanti in giro per l'Europa. Senti, Insomma, no. vediamo che succede. Allora, invece Firmino, Piqué, Frankie de Jong e Son, i migliori giocatori del Sono, turno di sì. Sì, Champions. Sei d'accordo? sono Senza d'accordo, dubbio, sì. assolutamente. Assolutamente d'accordo. Sì, assolutamente d'accordo. Firmino in Firmino particolare molto perché bravo. ha fatto una gran partita e E insomma un ha gol. fatto vedere cose. No, oltre, sì, oltre qua, però insomma, ha fatto la partita. Sì, ha fatto una bella partita e Che inoltre ha bello, fatto il gol. il gol è l'episodio che ti cambia e giustamente decide il match, però poi giochi 90 minuti, no? Sì. Quindi la prestazione del giocatore, certo, non abbiamo la fortuna di vederli dal vivo, quindi li vedi in televisione. Io, sai, con questa cosa che ho preso a fare quest'anno, è vero che vedo un calcio minore, però vedere tante tante partite ti abitua l'occhio a vedere delle cose che in televisione non vedi, Certo, quindi certo, faccio molta più attenzione alla prestazione che all'episodio. Insomma, mi capita come dire, di vedere i movimenti, faccio un po' più attenzione, devo dire, è uno che si muove proprio tanto e tanto bene. Senti, per chiudere quel ritorno immediato la settimana prossima, Meglio, così non c'è tempo esatto, per pensarci. sono d'accordo. E Barça, Manchester United. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita esattamente identica a quella di 7 giorni fa, perché comunque lato Manchester hanno comunque fatto vedere che potevano stare in partita e quindi la rimetteranno sul piano fisico. Il Barça ovviamente dovrà tenere conto di questo fattore, partendo dall'idea che con 0-0 passi il turno. Senti, ma secondo te lo United dovrà fare le barricate provando a giocare in contropiede? No, secondo me viene a giocare esattamente la stessa partita dell'altro giorno. Mena e cerca di, come dire, di dominare sul lato fisico la partita. Mi aspetto che il lato fisico del Barcellona possa reggere tranquillamente l'urto e poi, quando si alza il livello, esce fuori quello che deve uscire.
Io me l'aspetto così. Te l'aspetti così. Invece le altre, partendo da City Tottenham? Ma guarda, allora, il City, ti ho detto, secondo me ha fatto il calcolo, secondo me punta ad entrare in campo e strapazzare il Tottenham. Una volta nel pugilato a buttarlo giù in tre riprese. Senza Keane sicuro e forse senza Dele Alli, eh? Sì, no, ma penso sia abbastanza sicuro che non gioca anche Dele Alli. Perfetto. Almeno dalle notizie che... Sì, cioè, si è fratturato una mano, quindi. Sarà complicata. Se il Manchester lascia certi spazi, il Tottenham in quel senso. Ma non c'hai giocatori in quel senso. Missiliare. Però non c'hai giocatori per riempire. Sono fortunati, Sergio. Allora, è quello. Complicato. Quindi tu dici che li martelleranno. La partita da vedere sarà quella della Juve. Che sarà la partita diciamo più equilibrata, sì, al rispetto, esatto, di quello che si pensava prima perché i ragazzi verranno secondo te attenzione, perché l'Ajax fuori casa gioca molto bene, esatto, sì. E insomma non ci vorrà veramente la Juve migliore e il Ronaldo migliore, mm-hmm, e l'Allegri migliore, quindi l'insieme dei fattori che si devono ricombinare come se sono combinati sul ritorno di Juve Atletico. Possono stare, vada bene, cioè ci sono tutti gli elementi perché ci siano, una grandissima, però squadra. Ci devono stare. Senti, invece sulla partita, quella più semplice, che però ha portato un secondo tempo dove il Porto dei pericoli l'ha creati, forse lì si è seduto troppo il Liverpool nella seconda parte, che pensi? Guarda, sono proprio brutalissimo sul Porto. Viene fanno il tre. Porto sta lì per un errore arbitrale, non ci doveva manco sta. Cioè, il Porto è il livello della Roma, mm-hmm, e è tutto dire. Cioè, anzi, tra le due partite la Roma meritava di più, quindi il Porto è oggettivamente il vaso di coccio in mezzo agli altri vasi. Non penso ci sia proprio partita. Ok, perfetto. Anzi, devono stare attenti a non prendere l'imbarcata. A non prendere l'imbarcata in casa. Perfetto, grazie Giovanni. Ci sentiamo, Giovanni. Nelle prossime settimane. Un bacione a Giulio. Esattamente. Grazie mille, Giulio ve lo ricambia, che vi sta sentendo con la cuffia. Ciao Giulio, un bacione. Esatto. Vi saluto io, ovviamente, vi ringrazio. Come sempre a disposizione. Un abbraccio forte. Ciao Giovanni. Ok, ciao Giovanni, grazie. E un saluto a chi ci ha ascoltato. Esattamente. Ciao. Buona serata. Ciao. Allora Alberto, andiamo di corsa e mettiamo Ernesto Valverde dopo la partita contro l'Atletico Madrid. Senti, su Valverde c'era qua una dichiarazione di Laporta, Joan Laporta. Sì, che dice che Valverde sta facendo bene. Meno male. Va bene, andiamo di corsa, dai. Sufrida como sufrido fue el otro día. Estoy ante el entrenador del campeón de liga, Ernesto. No lo sé, ya lo veremos. La verdad, lo cierto es que hoy ha sido tres puntos fundamentales. Ya veremos cómo termina. Desde luego que es un resultado importantísimo y estamos más cerca, pero bueno, todavía nos queda. Te lo digo por la imagen, en cuanto a afición y equipo, al final la despedida del partido daba esa sensación de el trabajo, si no está hecho al 100%, va a dejarlo, no sé, en un 90%. Bueno, pero mira, el trabajo como todo hay que terminarlo. Entonces, pues bueno, es verdad que hoy era un partido fundamental en ese sentido, porque, bueno, esos tres puntos pueden significar mucho al final. Hombre, desde luego estamos contentos porque el rival es el que es, era el segundo clasificado, es un equipo enorme que ha peleado hasta el final incluso con 10 jugadores y bueno, estamos contentos por cómo ha salido todo y bueno, ahora tenemos otros retos por delante. Los primeros 15 minutos muy bien y a partir de la expulsión de Costa, no sé si conscientemente o no el equipo ha bajado un poco el ritmo, no ha terminado de ir como salió en el principio del partido. Sí, es cierto que la expulsión ha afectado un poco al ritmo del partido, también porque se ha montado mucho lío, el partido se ha parado, ¿no? Lo normal es que el partido pues vaya fluyendo y no tenga parones y todo tiene continuidad, y sin embargo, contrariamente a lo que pudiera parecer, que cuando un equipo se queda con 10, pues el otro siempre tiene más ventaja,
pues el ritmo se ha parado bastante y no hemos terminado de cogerlo, ¿no? El segundo tiempo yo creo que hemos estado mejor. Ellos siempre eran son peligrosos porque en cualquier descuido nos podían sorprender y sobre todo se la jugaban a la estrategia. Pero bueno, estábamos llegando, lo que pasa es que su portero hoy, Oblak, ha hecho un partido increíble. Casi había que hacer un tiro como el que ha hecho Suárez, ¿no? Para conseguir superar a Oblak. Yo te estaba viendo desde cerquita del banquillo, daba esa sensación de desesperación de decir, ¿y hoy aquí cómo se marca? Ya, bueno, incluso el tiro de Luis, vamos, tengo la sensación de que ha ido ajustadísimo, pero aún así yo creo que ha llegado. No, es que ha estado muy bien y bueno, era dificilísimo. Realmente siempre estás, cuando un portero, sabemos que Oblak es bueno, pero cuando, además de que es bueno, tiene el día, es que hay que afinar mucho. Y bueno, el partido iba creciendo, nos estaba costando y al final hemos podido marcar. Toca ya pensar en Champions, ¿os da ese margen esta victoria ya para que incluso partidos como el que os enfrentará el Huesca, dejarlo un poquito en un segundo plano? Bueno, mira, de momento tenemos un partido el miércoles muy importante de Champions y bueno, y luego el partido de Huesca ya lo veremos. Desde luego nuestra idea siempre es competir todo y ganar todos los partidos. Hay equipos además implicados y no estamos pensando en Huesca antes del partido de Champions. Primero es al Manchester, luego pensaremos en el Huesca. Se marcha contigo. Os ha costado, pero a cabezonería no se ha ganado nadie, ni el otro día en Villarreal ni hoy. Obviamente, sabiendo lo difícil que es la liga, creo que es un partido más demostrando lo complicado que es ganarla, así que hay que darle mucho valor si se da la posibilidad de ganar la liga, así que bueno, creo que hoy dimos un gran paso adelante sacándole más ventaja al segundo y bueno, creo que eso es satisfacción para todos. La imagen esta de celebración final que teníais todo no era de paso adelante, era casi ya de tenerla agarrada por un asa a la liga. Obviamente que sacamos un margen, bueno, el Atlético ahora de 11 puntos, creo que no da mucho margen, quedan algunos partidos, pero bueno, sabiendo las dificultades que tiene también, que tenemos partido en Champions, se nos puede complicar, pero bueno, siendo consciente que dimos un, capaz que no uno, sino dos pasos adelante. Los primeros 15 minutos domináis el partido, el Atlético se queda con uno menos y a partir de ese momento parece que baja incluso vuestra presencia en el campo. ¿Por qué? No, obviamente que el partido sabíamos cómo se iba a dar, ellos son un equipo muy ordenado, creo que son uno de los mejores equipos del mundo, pero creo que después de la expulsión intentamos buscar más profundidad a la hora de jugar, obviamente siendo consciente que el entrenador cambia algunas cosas en la media parte para darle más ritmo al juego. Bueno, creo que eso se notó en el segundo tiempo porque salimos con mucha más actitud, creando más ocasiones de gol y bueno, también creo que no tenemos que ir satisfechos de que, aparte que se ganó, que en el segundo tiempo tuvimos mucha actitud y el equipo generó muchas ocasiones frente a un arquero, el cual creo que fue la figura del partido. ¿Sabes qué ha pasado en la expulsión con Costa? Bueno, no estaba ahí un poco cerca, pero por lo que decía el árbitro es que lo había insultado, pero bueno, ahí está el criterio del árbitro, ¿no? Oye, ya la última, aprovechando que has ganado. Ha habido una jugada aquí que parecía que reclamabas que era falta tuya y no te la han pitado. ¿Ha sido así? ¿Te has molestado casi porque veías que no te la habían pitado? No, me molestó porque pitaron y yo ya sé de dónde venía el pito, por eso me molestó, porque pitaron y cuando me di cuenta había sido uno del banco suplente del Atlético. Gracias, Luis. Vale. Pues las palabras de Luis Suárez, goleador. Eccoci Alberto, che siamo tornati qui. Ecco. In diretta su Radio Barça Italia, avete sentito le dichiarazioni di Ernesto Valverde, di alcuni protagonisti nel post partita, ovviamente il Charrua, grande protagonista, ovviamente, della partita con l'Atletico. Cominciamo i nostri collegamenti. Andiamo con quella faccia un po' così, sì, con l'espressione un po' così. Andiamo al mare. Andiamo a Genova. Andiamo a Genova, il presidente della Vegna barcellonista di Genova, Massimo Lippi. Buonasera. Ciao Massimo. Ciao, saluti a tutti. Ovviamente Massimo era con noi all'Old Trafford e quindi, poi essendo un grande appassionato, un grande intenditore di football, da lui ci facciamo fare una bella disamina della partita e poi ci abbiamo la nostra Giusy Zaffiro. La pietra preziosa. La nostra Giusy da Napoli. Ciao Giusy. Ciao Max, ciao Alberto, buonasera a ciao, tutti. Ciao Giusy. Allora Massimo, che partita hai visto all'Old Trafford?
Allora, ho visto una partita positiva per il Barça, ovviamente, nel senso che io ancora non ho delle sensazioni nette, sicure di come andrà a finire, poi cerco di non...